Quindi quanto vi ha cambiato X Factor? Allora, X Factor ci ha centrati in pieno. Più che cambiati. più che cambiati, nel senso che abbiamo avuto modo di lavorare anche con tante persone che ci hanno permesso di guardarci dentro meglio, da Fausto Quogliati, che è più meglio più meglio assai. Sì, Di più. di più assai. E, il nostro producer Fausto Quogliati, che è il producer ovviamente di X Factor, ci ha dato veramente tanti ottimi consigli, ci ha arricchiti veramente tanto, ma anche le vocal da Rossana Casale, Paola Folli, Luca Tommassini, che ci ha permesso di farci proprio spizzare durante tutte le performance, quindi ci ha centrati, secondo me è proprio E questo. ha cambiato un po' il rapporto tra voi, magari in positivo. Sì. Tra noi c'è Si è sempre stato un consolidato bel ancora di rapporto. più. Sì, di solito si pensa che magari tra le band ci siano sempre screzi, problematiche, invece No, si nota questa bella unione. è stato sempre abbastanza tranquillo e fondamentalmente questa cosa ci ha un po' forse salvato di X Factor, perché i momenti di nervosismo ci sono stati dentro all'hotel, ma non tra di noi, proprio dovuti alla stanchezza della situazione, no? E il bello è che ognuno riusciva a capire quando l'altro era nervoso, quindi sapeva come prenderlo, ci calmavamo un po' a vicenda, quello è stato un punto un po' di forza, perché sennò penso che dopo una settimana ci saremmo ammazzati del botte. Infatti, prima di partire, noi avevamo detto anche, cioè, ci avevamo guardato in faccia e avevamo detto: ci potrà stare che magari uno scazza, perché se nella vita di tutti i giorni siamo molto equilibrati, pur vivendo quasi in simbiosi, perché stiamo insieme tutti i giorni per tante ore al giorno, e ci siamo detti magari potrà succedere. E la cosa, il fatto che non è mai successo che abbiamo avuto momenti di crisi, questa cosa ci ha fatto dire: ma caspita, siamo una squadra fortissima. Sì, ho fatto, sì, ben sperare nel futuro. Noi vi abbiamo seguito X Factor e mi siete piaciuti veramente tanto, soprattutto per le sonorità indie rock sperimentali che avete portato sul palco. Visto che siamo a Sanremo, se volesse decidere di cantare in italiano e fare pezzi in italiano, verso quale spiagge, sonorità vorreste andare? Quali artisti come riferimento musicale principale vorreste prendere? Beh, sarebbe bello cambiare la lingua, ma non cambiare lo stile. Quindi, probabilmente, se dovesse mai succedere questa cosa, cercheremo il più possibile di mantenere il nostro stile, le nostre sonorità, che comunque penso, da quello che diciamo prima, da aver rimesso le mani sull'album, sono comunque abbastanza in divenire, cambiano, cioè si va sempre avanti, no? Però lasciare la nostra, come si può dire, Identità. identità con un testo in italiano, cosa che non abbiamo mai provato, nel senso di sa scrivere delle cose in italiano, ma non per noi, diciamo, pensando ad altre località, ecco. E vedremo. Sta su una porta aperta, eh? Sì. Se vorresti fare l'autore, L'autore. perché come mi sono sentito, tengo lo stile ma non cambierai lì. Allora, è quasi perfetto, lo sai. La stessa stanza, anche lui abbiamo una pista alla Cittadina. Volevo chiedervi, se per voi, che comunque vedo che avete, per voi il talent non è una provenienza ma un'esperienza, comunque per dei giovani che sono passati per il mondo dei talent, può essere interessante ancora Sanremo e soprattutto perché? Beh, Sanremo è una vetrina importantissima, in Italia, stando anche proprio su Rai 1, rappresenta anche un po' quello che succede nel mondo musicale in Italia, quindi rimane una vetrina, un top di Un gamma, top di gamba, no? E quindi per chi suona è comunque molto importante anche riuscire a cantare su un palco del genere.
Quindi anche riferendosi un po' anche alla domanda di prima sul fatto dell'italiano, non escludiamo proprio il cantato in italiano proprio perché ci piacerebbe comunque suonare su quel palco. E un'ultima cosa, il nome Musique, ok che dovremmo impararlo tutti prima che lo cambiate, ma da dove vi viene questa? Musique ha un significato veramente molto importante, profondo. Era un periodo difficile. Sì, una sensazione molto. Infatti quindi veniamo da un'esperienza filosofica anche molto intensa. E significa mo cerco. Sì, perché stavo al telefono con un organizzatore di un evento, un mio amico, e la formazione era stata appena creata e non avevamo ancora il nome, quindi questo mio amico mi pressò dicendo: Elisa, guarda, mi serve il nome da mettere sulla locandina. E quindi io risposi: guarda, mo cerco. E quindi mo ora cerco, e poi pensai, mo cerco, scrivi musica e poi al massimo lo cambio, e invece non abbiamo più cambiato, quindi molto. Grazie mille. Sì, prego. Sì, che ci avete cercato. Mix Factor mi ha fatto riscoprire dei lati di voi, mi ha fatto scoprire dei lati di voi che non conoscevate. Quale lato invece avete voluto conservare di voi dall'inizio alla fine? Cosa vi sentite di aver conservato? Ma il lato che ci ha fatto scoprire è una capacità di sintesi che ci ha permesso di mantenere tutte le nostre caratteristiche, cioè non so se sono stata spiegata. Questa cosa anche combattere con le poche ore che avevamo a disposizione per fare gli arrangiamenti, per pensare come potesse uscire poi il pezzo finale, questa cosa ci ha permesso di andare a per ogni pezzo calibrare tutte quelle che erano le nostre sfaccettature. Quindi è questa la cosa che ci ha fatto scoprire di noi. Per permetterci di essere noi stessi sempre. Se potesse tornare indietro e scegliere un talent con cui emergere, sceglieresti il nuovo X Factor? Sì. Sì, anche perché poi è stato l'unico talent al quale ci siamo poi iscritti, cioè c'era comunque anche Amici da qualche anno, però non avevamo pensato di fare Amici. Poi quando è uscito quest'anno c'è Skin. Quest'anno ci sono anche le band. Proviamo. Poi ci siamo iscritti proprio l'ultimo giorno perché sì. Proprio sì, l'ultimissimo. No, perché invece non ho po' pensato prima di. Le persone male. Iscrivendoci l'ultimo giorno c'erano tipo le selezioni a Roma, non siamo dovuti andare a Bologna. Certo, ci piace mangiare. È il brillante sì. Com'è vederlo dall'altra parte della barricata, cioè adesso giocato a essere in gara con altri? Intanto avete sentito la canzone, vi è piaciuta? Sì. Rispondo io, nessuno mi voglio a seguire. Ah, tu l'hai No, scusa, aspetta, rispondere in che sentiamo che cosa hai messo. No, perché in realtà mi difendo anche, lì sono al televisore e Fabio registrare l'ultimo passaggio. Si doveva registrare la musica, insomma, che io ero incaricato a vedere Sanremo, il pezzo di Elio è molto, molto bello e divertente. E no, però noi dimmo che non c'è la televisione, poi sembra che poi sembra la brand economica. No, le radiazioni della come scelta di vita. Tu dovevi fare pure l'autore. L'autore è ancora in te, perché voglio ribadire. Sinceramente, vabbè, parlo personalmente perché non mi ha fatto strano vedere Elio dall'altra parte,
comunque bene o male è capitato anche in altre situazioni, pure alla finale lui si è esibito gli aerei delle storie tese, quindi non ti ha fatto strano viverlo da spettatore? Viverlo da spettatore, no, giudice. Giudicato. No, sinceramente no, non lo so, poi, a voi che effetto vi ha fatto? A me era effetto bellissimo, a caso. Sì. E no, anche perché io sono abituato a vederlo su palcoscenico. Siamo usciti malissimo. male. Però vabbè, allora magari.